allo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio versus altra squadra della capitale, che vinca lo sport. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi, via, partiti per questo match. I giocatori della Roma sul versante di destra, soprattutto c'è la sponda, attenzione, e poi il tiro in porta deviato che finisce in calcio d'angolo, dice Calvarese, ci aveva provato veramente Cristante, vediamo un po'. Smalling molto pragmatico, non vuole regalare nulla, allora Cristante, palla lunga verso Dzeko, attenzione, e la palla che finisce dentro, incredibilmente a segnare la Roma con il gol di Dzeko al 26esimo. Poi palla lunga, occhio non scoprirsi tanto, però 3 contro 2, occhio a Cerbi, arriva anche Pellegrini, occhio a Dzeko sempre, pallone largo verso Cengiz Under che rientra, Cengiz Under salva tutto, attenzione ancora Dzeko, e la palla che non entra, finisce in calcio d'angolo, altra occasione incredibile per la Roma. Radu avanza lui, occhio, poi Lulic, arriva il traversone, anzi no, va direttamente in porta Lulic, tiro deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Lazio sull'iniziativa di Senad Lulic. È arrivato Luis Felipe, batte Luis Alberto, arriva anche Correa, tutti dentro la rigore di Paolo Lopez, attenzione Immobile, poi la palla che si penna, poi Paolo Lopez in qualche modo, ma che gol! È gol! 1-1, 1-1, Acerbi, Acerbi, 1-1, due gol incredibili! Due gol incredibili, abbiamo pareggiato nel modo più inatteso, probabilmente una carambola sulla linea di porta, 1-1, ha pareggiato Acerbi. Zoli entra, Spinazzola, poi Milinkovic verso Lucas Leiva, attenzione però, Pellegrini, palo! Si può andare all'intervallo, 1-1. Due primi 45 minuti di gioco, al 26esimo Dzeko, al 34esimo Acerbi. C'è Lazzari in chiusura, occhio a Spinazzola. E il tiro in porta con una clamorosa occasione sprecata da Jordan Veretout. Non è per Cengiz Under. Cerca un numero, gli riesce su Lulic. Ancora Cengiz Under. Pallone dentro, attenzione, vediamo. Calcio di rigore per la Roma. Calcio di rigore per la Roma, vediamo un po'. Veniva da dietro, Patrick era davanti, non poteva vedere Kluivert, c'è Dzeko addirittura che si va quasi a frapporre, poi Kluivert spuntava alle spalle di Patrick che non poteva vedere il giocatore olandese. Vediamo Calvarese. Non è rigore. Non è rigore. Luis Alberto supera la metà campo. Ancora Luis. Gran palla per Lulic in profondità. Attenzione, tutto regolare. Va Lulic dentro. Immobile sul fondo. Incredibile chance. C'è Lazzari che sta quasi per catapultarsi sul pallone. Però occhio, adesso deve essere coperto. C'è Spinazzola che fa il campo aperto. Ancora Spinazzola. Poi palla verso Kluivert, bloccato da Lucas Leiva, e poi Stracoscia che blocca il pallone, poi la palla rimane là, attenzione Dzeko, Stracoscia in qualche modo, e palla che finisce in calcio d'angolo. Cengiz Under cerca un numero, qua Cengiz Under, in mezzo a due, ancora lui, Cengiz Under, Cengiz Under, Cengiz Under bloccato, attenzione, fa ancora Patrick, Dzeko, Stracoscia, un miracolo, fa ancora in aria, e poi una rovesciata che finisce sul fondo. Spinazzola, alla lunga, attenzione, Pellegrini, arriva il cross in area, Acerbi, Stracoscia, trova il pallone dopo il colpo di testa di Dzeko. 44 sul cronometro, sbaglia poi, attenzione media clamosa Perotti, e allora Immobile, va in campo aperto, Immobile, Immobile, sempre lui. Cerca il tiro e porta Milinkovic sul fondo. Ma c'è il fischio arbitrale di Calvarese. Finisce 1-1 come all'andata. Un derby intensissimo, magari meno spettacolare.